Immagini che ci illustrano una delle particolarità della località dove ci troviamo, Cervia con le sue saline che hanno contribuito in passato a rendere questa località tra le più ricche del nostro paese. Ma Cervia con Milano Marittima sono anche un luogo di particolare attenzione per i ciclisti. Infatti ogni anno si svolge una manifestazione tra le più importanti dell'intero calendario del Gran Fondo. Quella del Sell Italia alla Via del Sale è giunta, come avete visto, alla 17ª edizione. Un tradizionale appuntamento per i ciclisti che con l'occasione si portano tutta la famiglia per poter passare anche un weekend interessante su questa costa. Un modo di intendere un'azienda un po' particolare la vostra. Noi cerchiamo di essere comunque all'avanguardia, cerchiamo di continuare a rinnovarci con prodotti nuovi. Anche quest'anno abbiamo presentato la nuova Flight, che siamo alla terza generazione. Credo che nel 90, quando l'ha presentata mio padre, ne abbiamo venduti quasi 1 milione di pezzi. Mi auguro che questa nuova Flight che stiamo presentando adesso, che è appena nata, faccia uguale. Diciamo che la novità grossa sta nel sistema di misurazione e di match che abbiamo sviluppato assieme a Media Sport nella persona del professor Bartoli, dove in 1 minuto e 30 secondi circa riusciamo a misurare, ad avere le misure antropometriche di ogni persona, misurando la distanza delle ossa intercanteriche, la circonferenza delle cosce e l'inclinazione del bacino. Con questi tre dati messi assieme all'interno di un algoritmo abbiamo categorizzato tutte le selle, partendo dalla taglia S ed arrivando alla taglia L, con un risultato che è positivo attorno al 97%, quindi su 100 selle misurate, 97 selle vendute e 97 persone felici di avere una sella finalmente per loro, dedicata a loro. L'obiettivo era quello di, attraverso alcune misure molto semplici, di riuscire ad individuare quella che è la sella ideale per ognuno di loro. Credo che ci siamo riusciti perché il successo di ID Match, così è stato chiamato il sistema, ha dimostrato proprio che era la soluzione che mancava ai ciclisti per scegliere la sella ideale. Come abbiamo fatto? Prendendo semplicemente alcune misure morfologiche dell'individuo si riesce a stabilire qual è la dimensione del bacino, quali sono le caratteristiche di rotazione del bacino stesso e di conseguenza scegliere la famiglia di selle ideale da poter acquistare senza dover per forza provarne tantissime prima di trovare il prodotto ideale. Però se l'Italia non punta solo sul prodotto legato alla sella, ma punta anche sulla sicurezza, ecco che è nato questo iLink, lo specchietto per tutti i ciclisti, dove noi ci prendiamo veramente cura e ci sta a cuore il ciclista nelle strade, in mezzo al traffico. Quindi invito tutti i ciclisti a provare questo nuovo specchietto che è una cosa fantastica. Luca Bartoli, responsabile dell'ufficio ricerca e sviluppo della Sella Italia. Beh, abbiamo visto come impostare o scegliere una sella per meglio pedalare, ma la Sella Italia ha pensato anche alla sicurezza. Beh sì, credo che oltre a lavorare per migliorare la performance di atleti di alto valore sportivo, sia fondamentale e importante anche garantire la sicurezza sulle strade. Il primo passo che ha fatto Sell Italia in questa direzione è stato proprio quello della realizzazione di uno specchietto retrovisore altamente tecnologico, dedicato proprio a tutti gli appassionati perché, si può installare in maniera perfettamente complementare sulla leva del freno di tutte le biciclette da strada e di conseguenza dare a tutti l'opportunità di poter avere una visione della strada retrostante la propria bicicletta per essere ovviamente più sicuri e capire chi sopraggiunge. Lo specchietto è stato realizzato con una lente veramente eccezionale, la stessa che viene utilizzata nelle auto di Formula 1, quindi una visione perfetta, una visione senza nessun tremolio, una visione che permette di vedere anche auto che sopraggiungono ad alta velocità con la nitidezza che si richiede anche in una gara di altissimo valore competitivo come la Formula 1. E la Gran Fondo Selle Italia è l'occasione giusta per presentare questi prodotti alla grande massa. E voi naturalmente siete qua.
non solo come coorganizzatori ma anche proprio produttori di sicurezza, è proprio il caso di dirlo. Qui apriamo una parentesi molto importante, perché diciamo noi siamo sempre stati molto vicino ai corridori, alle Gran Fondo, e qui vorrei ricordare un nostro caro amico Armando Zamprogna, che quando è arrivato a casa mia, io avevo 5 anni, quindi di corridori e di Gran Fondo è sempre stato lui a parlarmene. E dico: Armando, tu ci vedevi distante, grazie a te siamo qui a poter esporre e poter promuovere i nostri prodotti nel modo migliore. Ed è Paolo May, lo speaker ufficiale di questa manifestazione, già speaker del Giro d'Italia, che tiene praticamente banco in attesa che questi mini atleti partano per la loro pedalata mini Gran Fondo Young, e a dare un pochettino di spettacolo ci sono anche due personaggi della vicina Mirabilandia, anzi a dire il vero proprio verranno distribuiti dei biglietti omaggio per entrare nello spettacolare luogo dei divertimenti, che è a pochi chilometri qui da Cervia Milano Marittima. Siamo all'interno della Fantini Club, che ormai ospita, anzi è stato il promotore di questa manifestazione, che poi è diventata appunto la Gran Fondo Sell'Italia via del Sale. Un momento di festa, potremmo dire, un momento di gioia non solo per i bambini, che possono così partecipare di fatto alle varie iniziative di questo che sta diventando sempre più un evento, ma c'è anche la gioia da parte delle nonne e dei nonni. Abbiamo riconosciuto anche un famoso fotografo, Siotti, che abitando a due passi da Cervia ha deciso di passare qualche ora in compagnia proprio qui sulle spiagge più belle d'Italia. E intanto i ragazzini sono partiti per i loro 11 chilometri in programma, mentre il pubblico presente, quello magari interessato alle soluzioni più tecniche, beh, c'è un'area espositiva della Gran Fondo Sell'Italia Via del Sale che è molto di più di un villaggio, con oltre 100 aziende tecniche, ma anche momenti in cui le istituzioni, ognuno con la propria specifica capacità, spiega agli tanti intervenuti i modi di affrontare specificatamente ogni compito a loro affidato. Abbiamo visto la polizia urbana che faceva appunto, lanciava un sistema di controllo personale per quanto riguarda l'uso dell'alcol, e poi la Guardia di Finanza all'addestramento dei propri cani. Ci sono poi molte aziende tecniche che sono a disposizione dei cicloamatori, ma c'è anche un angolo di storia del ciclismo con cappellini e maglie d'epoca, insomma una vera e propria, potremmo dire, fiera della bicicletta, Bicycle Show Expo, così viene chiamato. Ma attenzione, perché stanno già tornando i ragazzini dalla loro passeggiata in bicicletta, e per ognuno di loro un succulento gelato. Siamo a Cervia, abbiamo detto, in lungomare Grazia dell'Edda, sede del Fantini Club, laddove ci stiamo recando per assistere alla conferenza stampa alla presenza di tante tante persone. E assolutamente da parte della città di Cervia c'è piena soddisfazione, perché anche quest'anno l'evento si riproponga in tutto il suo splendore, però credo che l'entusiasmo, la soddisfazione dei tanti partecipanti, delle tante persone che sono anche qui in giro oggi, proprio segnala questo elemento, il concetto di vacanza attiva, di unire le bellezze che può offrire una città e tutti gli intrattenimenti, anche un concetto di vita, di stile di vita che porta salute, benessere e che trova nello sport il suo momento centrale. Quindi noi lavoriamo, e Claudio in questo ci dà una grossa mano, per rafforzare sempre più questo connubio
e la Gran Fondo del Sale è un po' la nostra punta di diamante. Grazie, io rimango un attimo di qua, grazie per le belle parole di questo giovane assessore. Devo ringraziare Claudio Fantini, vabbè, 17 anni di collaborazione. Mi ricordo siamo partiti, sì, sono tanti anni, l'anno prossimo diventiamo maggiorenni, quindi poi il servizio di leva dobbiamo pensare un po' di cose. No, volendo fare un po' una riflessione veloce, io sono stato presentato per merito di Davide Cassani, che tanti anni fa, all'inizio con la scuola di ciclismo, eccetera, mi ha presentato Claudio. Quindi sì, la collaborazione e il rapporto è nato proprio da là. Abbiamo fatto tantissimi anni assieme, siamo sempre saliti di livello perché ci siamo sempre inventati, anzi vi siete inventati sempre di più, voglio dire, l'amministrazione comunale di Celmi. Sì, voglio dire grazie Claudio per la tua ospitalità, tra l'altro voglio ringraziare non solo te ma anche Arrigo Sacchi, insomma, ma non c'è più che lo dica, sono emiliano romagnolo, quindi l'ospitalità nostra, insomma, si contraddistingue sempre. Ti ringrazio, insomma, perché comunque anche oggi io ho già sono andato a provare il percorso oggi. Hai guardato le curve. No, tra l'altro devo dirti però l'ospitalità romagnola è sempre straordinaria, anche se devo farti un appunto. Allora, mio fratello, che è più o meno alla mia stessa stazza, è andato a prendere il pacco. Hanno guardato belli Tiziano e belli Paolo. Ma ci arrivate le saline? Oh, se questa è la vostra ospitalità, io... Ora che si sappia, noi oggi abbiamo provato il percorso, siamo arrivati fino a quasi a Cesena. Ti posso garantire che più o meno 50 li ho fatti sui pedali, perché io non riesco ancora a trovare la sella adatta, un male al culo. Chiudo dicendo viva il ciclismo, ora sempre. Grazie. Tornando in Romagna ho riflettuto un po' su alcune fasi della mia vita. Io ho lavorato nel lusso per tanti anni, ancora adesso ho lavorato nel turismo per passione e vale la pena ricordare che questo, e naturalmente sono uno sportivo, vale la pena di ricordare che questa è probabilmente la terra che fa del turismo con capacità il proprio punto di forza maggiore. Evidentemente è una terra che non ha soltanto, diciamo, alcune fortune, per esempio il mare oppure una costa di questo tipo, la sabbia, eccetera, eccetera, ma cibo. Ma la simpatia delle persone, il cibo, l'entroterra. Noi, analizzando poi i numeri all'Enit, io sono stato quasi 4 anni presidente dell'Enit, dell'Agenzia Nazionale del Turismo, abbiamo visto, io in particolare ho seguito come questa è una terra abbastanza unica, diciamo, che riesce a mettere a sistema come quasi nessuno al mondo la capacità di ospitare e specialmente di far ritornare. E probabilmente la regione del mondo, la regione altamente turistica del mondo, che riesce diciamo, a instaurare lealtà, loyalty con il cliente. Il cliente torna sempre. E allora, quando Massimiliano Lelli, che è il mio... non so, oltre che amico, è il mio allenatore, frustatore, gregario mio. Gregario, esatto, gregario di Paolino, che io chiamo Paolino sempre, nonostante tutto. Quando Massimiliano mi ha proposto di venire qui, io sapevo poco, devo dire, perché di Gran Fondo ne ho fatte tante nel passato. Adesso è qualche anno che pedalo, che a me piace pedalare libero, tranquillo, con i miei tempi. Lui mi fa svegliare presto, mi tira il collo tutte le mattine, devo dirmi, dà anche da mangiare, per cui è un vantaggio. E Massimiliano mi ha proposto di venire qui e mi è parso un tradimento non farlo, ecco. Devo dirvi che partire dalla Maremma stamattina, abbiamo fatto una sgambata, poi insomma mettersi in macchina lì per lì, ho detto, ma poi dopo via via che arrivavo, via via che passavamo gli Appennini, mi sono convinto che di aver fatto la cosa giusta. Adesso poi a leggere 3.700 persone, sentire queste belle parole, vedere finalmente un assessore giovane che sa di cosa sta parlando e che ha entusiasmo, vabbè, Riccardo, questi qua stiamo parlando dei migliori brand del mondo nel loro comparto, quindi diciamo mi rende, anche addirittura essere in mezzo qua, che non me lo aspettavo, mi rende particolarmente felice. Domani mi devo tirare il collo
come solito, perché poi succede sempre che si dice ma forse, io sono uno dei pochi ciclisti che non dice balle, ho fatto 3200 km o 3300 km. È una grandissima opportunità che noi stiamo finanziando, raccogliendo fondi, comunicando, serve anche la comunicazione. In bicicletta si può fare, non è soltanto, io ho fatto 5 Parigi-Dakar e ho portato la il logo della fondazione, ho scritto un libro ed è stato per la fondazione, ho fatto il campionato italiano in motocicletta con la moto da corsa e c'era sempre la fondazione con noi. Ecco, bicicletta probabilmente è ancora più efficace perché non è soltanto un mezzo per farne parlare, ma è un mezzo che la gente vede, capisce, parli con tanta gente. Abbiamo raccolto in quei giorni, abbiamo pedalato insieme a oltre 300 ragazzi senza fare comunicazione, noi abbiamo soltanto parlato via Facebook la sera prima della cosiddetta tappa, e diciamo con Davide che inventava il percorso e che dava il timing giusto, trovavamo tanti amici che si sono aggregati con noi, che hanno pedalato con noi, che sanno che cos'è adesso un po', sanno che cos'è la fibrocistica. C'era Rai Sport, abbiamo fatto la vita in diretta, abbiamo fatto un po' delle Mediaset, abbiamo comunicato la malattia. Questo è un paese eccezionale, cioè tutto quello che ci dicono è quasi tutto vero, purtroppo. Tutto quello che ci diciamo è quasi tutto vero, però esistono cose eccezionali. Nell'ospitalità, con tutti i nostri, la nostra confusione, siamo capaci. Questa è una terra che ospita 42-43 milioni di persone ogni anno, che passano 165-166 milioni di notti. Quindi tenete conto che presenze, arrivi e presenze, rimane comunque la quarta o quinta potenza mondiale. Da parte nostra, di tutti, all'amico Ormando Zamprogna, che ci ha lasciato da oramai 2 anni, quando tocchiamo questo tasto è sempre un po' dolente, perché tutti voi sapete che per me è stato come un secondo padre. A volte i giornalisti dicevano ma tuo figlio dove va, eccetera, e io dicevo ma guardi che quello non è mio padre, cioè lui mi ha sempre trattato come una persona pari al figlio. Difficile riuscire a ricordare, Claudio, tutto quello che abbiamo fatto, però credo che Armando sia felice di vederci qua, sia felice di capire che la collaborazione nostra vada avanti, e soprattutto penso che se dovevamo dire una preghiera a qualcuno oltre al Padre Eterno, perché domani ci deve essere il bel tempo, spero Armando che tu non mi tradisca alla fine, però io mi sento di ricordare anche l'amico Andrea Pinarello, perché oltre a essere una bravissima persona, era un ragazzo di una disponibilità incredibile, di un cuore grandissimo, e a me dispiace molto che lui sia mancato, perché diciamo che rivestiva un ruolo che tante volte faceva un po' anche da gommino tra quello che poteva essere un po' il carattere di Fausto, che è molto forte, è una persona fortissima, però dall'altra parte Andrea andava certe volte a compensare, bravissimo, il suo sorriso, la sua semplicità, però vorrei ricordare anche lui. Dopo il Covid, questi personaggi importanti, l'interesse da parte di Matteo Marzotto del nuovo aggeggio, di quello specchietto che abbiamo appunto potuto vedere in primis proprio qui nello stand della Selle Italia. Insomma, ormai bisogna pensare al giorno dopo, al giorno della Gran Fondo, 150 km tutti da pedalare.